Ciao a tutti, bentornati con l'attacco dei giganti, terza stagione, recensione dell'episodio 6. E cavoli, che episodio, ragazzi, che episodio incredibile! Ci hanno veramente imbottito di informazioni con questo episodio, è stato veramente pazzesco. La puntata riprende da dove eravamo rimasti praticamente l'ultima volta, ovvero dove Eren era praticamente legato come un salame, tra quei ghiacciai, ancora non ho ben capito cosa cavolo siano quelle cose. Comunque, finalmente entra in scena anche Reyes, e da qui in poi succede il delirio. In pratica, per diciamo far capire sia a Krista che a Eren cosa stia succedendo, o meglio, per cercare di spiegargli cosa è successo in passato, mette una mano sulla schiena del ragazzo e mette una mano anche Krista, e in un certo senso si sbloccano dei ricordi. Vediamo innanzitutto la famiglia di Reyes, che da come erano vestiti sembrano una sorta di scienziati, e che vengono praticamente uccisi dal padre di Eren, che si trasforma in un gigante in questo flashback e che li uccide tutti, tranne Reyes, appunto. Questo perché a quanto pare la figlia più grande di Reyes, che era Frida, aveva un potere molto particolare, un potere che il padre di Eren voleva a tutti i costi. E sempre in questi flashback vediamo che il padre di Eren usa una siringa per passare il potere di gigante a Eren. E infatti vediamo che Eren, la prima volta che si è trasformato, non è quella che conosciamo tutti, che è nella prima stagione, ma si trasformò già da piccolo. E da piccolo, quando si trasformò per la prima volta, involontariamente uccise anche il padre. E in più rivediamo per l'ennesima volta quella chiave che già abbiamo visto e di cui già abbiamo sentito parlare, che dobbiamo ancora scoprire cosa diavolo apre e cosa diavolo nasconde. Ma questo sicuramente lo scopriremo un po' più avanti. Comunque, prima vi ho detto il nome di Frida. Bene, vediamo anche un po' del passato di Krista, cioè che per quanto poverina da piccola fosse molto molto sola, però fortunatamente c'era questa Frida che l'aiutava. Si prendeva molto cura di lei rispetto alla madre, e scopriamo che lei era, in poche parole, la sorellastra. Quindi in questa puntata noi, ragazzi, scopriamo che la famiglia Reyes ha un potere straordinario, ovvero quello di controllare la mente, anzi più che controllare la mente, controllare i ricordi delle persone. E quindi questo ci inizia un po' a far capire cosa sta succedendo. Infatti, la cosa strana che insomma abbiamo visto prima è che, mettendo la mano sulla schiena di Eren, questo all'improvviso riprende i ricordi. E un po' era strana come cosa, e mi sono detto, ma come cazzo è possibile? Però effettivamente poi scopriamo che hanno dei poteri, questa famiglia ha dei poteri, ha un potere che riguarda la mente. E in più questa informazione tra l'altro arriva anche ad Erwin, e quindi iniziano veramente molto a preoccuparsi di questa cosa, e sono anche molto preoccupati del fatto che poi potrebbe addirittura anche prendere il potere di Eren, che, unito a quello che già hanno, insomma, sarebbe un bel casino. E andando avanti vediamo che li va insieme a Mikasa. Iniziano un po' a discutere sul fatto che Kenny abbia il cognome praticamente uguale a quello di Mikasa, ovvero Ackerman. E quindi Levi inizia a chiedere a Mikasa se potrebbe essere un suo parente, ma Mikasa non ne sa praticamente niente. L'unica cosa che sa è che la sua famiglia era molto ricercata ai tempi. Mikasa non ha mai scoperto il perché, non ha mai capito il perché, ma lo scopriamo noi perché vediamo un flashback di Kenny. Infatti, in questo flashback vediamo che lui, mentre sta parlando con il nonno che sta per morire, il nonno gli svela delle informazioni molto molto importanti. Innanzitutto ci conferma il fatto che la famiglia Reyes ha questo potere, che riesce a cancellare i ricordi o a farli recuperare, insomma. E in più il nonno di Kenny ci rivela che la famiglia Ackerman non è come tutti gli altri, e che il potere di Reyes su quella famiglia non ha effetto. Ecco perché la famiglia di Mikasa era ricercata, perché diciamo volevano estinguere questa famiglia che diciamo era l'unica, insieme a qualcun'altra, a non subire diciamo gli effetti del potere dei Reyes. Quindi scopriamo poi inoltre che Kenny è lo zio di Mikasa, perché in questo flashback Kenny dice che sua sorella è incinta e che molto probabilmente partorirà il bambino, anche se diciamo non sono nelle condizioni migliori. Per questo, beh, sono dettagli, non so perché. Sappiamo che è una prostituta, fatto
Fatto sta che Mikasa è la nipote di Kenny. E come ultima informazione un po' vaga, Levi chiede a Mikasa se in vita sua ha mai sentito una sorta di potere dentro di lei. Perché anche lui ha sentito una volta questa energia sprigionarsi dentro di lui. Infatti vediamo una scena dove Mikasa è bambina e partono dei fulmini nel suo corpo. Quasi lo stesso effetto di quando un essere umano si trasforma in un gigante, tipo ad esempio Eren. Però non sembra essere la stessa cosa. Poi non lo so, probabilmente potrebbero diventare dei giganti anche loro. Magari chi ha questa sensazione potrebbe trasformarsi in un gigante o magari ha qualche altro potere particolare. Non lo so, fatto sta che poi l'episodio si conclude con Mikasa, Levi e tutti gli altri che finalmente arrivano nel punto in cui c'è Eren, quindi finalmente cercheranno di liberarlo e quindi si scontreranno con Kenny. Una puntata veramente molto molto intensa, tantissime informazioni, non mi aspettavo veramente tanta roba in soli 20 minuti, sono stati veramente 20 minuti intensi e wow, abbiamo scoperto veramente tanto, 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 tanto. Chi dice che questa terza stagione è noiosa e fa schifo non ha capito un cazzo dell'Attacco dei Giganti. Come sempre, ragazzi, voi fatemi sapere la vostra nei commenti. Ditemi un po' cosa ne pensate di questo episodio pazzesco. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Lasciate un mi piace. E come sempre, vi ricordo che in descrizione trovate il gruppo Telegram dove potete unirvi per poter parlare ancora di questo e di molto altro ancora. Detto questo, noi ci vediamo settimana prossima per il settimo episodio dell'Attacco dei Giganti. Ciao a tutti.